alcune corse di pugilato, uno dei più antichi e noti sport da combattimento. Con l'intento di portare via da sotto i palazzi i ragazzi del quartiere di Monticelli. Oggi la SD Le Querce ha un'avviata scuola di pallavolo con il riconoscimento da parte della FIVAP del titolo di scuola federale di pallavolo e partecipa ai vari campionati e tornei giovanili, provinciali, regionali e nazionali di pallavolo, iniziando dal minivolley. Organizza inoltre 1991. La società scolare è un punto di riferimento nazionale per le discipline da combattimento ed oltre all'attività amatoriale basata. Nel corso dei suoi 40 anni di attività e storia, la società ha toccato vette importanti, conquistando promozioni consecutive fino ad arrivare alla Serie B1F. Nel 2005 la società ha raggiunto quota 207 iscritti, disputando ben 12 campionati, rimanendo sempre presenti in tutte le categorie. Negli anni successivi la 15 si caratterizza per il potenziamento delle scienze motorie e sportive e per l'introduzione dell'insegnamento del diritto e l'economia dello sport. Le competenze in ambito scientifico che il corso fornisce mediante l'approfondimento della ambiziosi, militando anche nel campionato di Serie D, uno storico successo contro la San Benedettese. Gloria. Che stoccata. La nuova società con la struttura organizzata pratica la disciplina dell'hockey in carrozzina elettrica, unica squadra delle Marche Sud e del vicino Abruzzo, regione dalla quale vengono il 50% dei nostri giocatori. Per la stagione 2023-2024 parteciperanno al primo torneo del format promozione che si svolgerà presso l'EFA Bella Italia Village a Lignano con atleti del vivaio attualmente impegnati di playoff promozione di Serie C. Hanno conseguito il certificato federale di qualità per attività giovanile per gli anni 2023-2024. Partecipa a tutti i Nardi Rocchi per i Caccari. Ha creato un grande colorato parco per le bike a pochi passi dal centro storico, il primo non vedenti Carlo Melloni. Da 17 anni porta avanti l'integrazione dei disabili visivi nella società attraverso la pratica sportiva. I suoi atleti praticano il torball, disciplina dello sport come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale. Dal 2017 Scuola Calcio Elite è attualmente club qualificato di terzo livello, la qualifica più importante attribuita dalla FIGC ad una scuola calcio. Nata nel 1990, promossa da un gruppo di amici mossi da intenti sportivi, sociali ed educativi. E il progetto Facciamo Gol alla Disabilità, fortemente voluto dai dirigenti della società, con lo scopo di far giocare insieme i ragazzi disabili e non, grazie a... Svolge vari corsi di pattinaggio per bambini e ragazzi dai 4 anni in su. Ecco, gli stessi corsi si svolgono presso la pista di pattinaggio del centro sportivo Pennile di Sotto di Ascoli, il favoloso impianto che ha ospitato nel 2012 i campionati mondiali. Piceno, nato nel 2020, ha come attività principale la ginnastica ritmica, disciplina diventata da qualche anno olimpica, può essere di squadra, individuale e a coppia. La WISP Piceno cura sia i corsi base sia il settore agonistico. Torneo cavalleresco che quest'anno compie i suoi 70 anni, quindi ministro l'aspettiamo al settantennale. Ha detto se ci arrivo il ministro, insomma, dopo questa giornata. Sì. Lo stiamo facendo lavorare molto e anche in maniera serrata. Con la palestra Ascoli Fitness attualmente svolge attività sportiva promozionale rivolta alla salute e benessere fitness verso il palazzetto comunale di Monticelli. Ospita atleti di tutte le nazionalità e numerosi adolescenti per evitare l'abbandono dell'attività fisico-sportiva. Palestra Malibu, ad oggi è la prima palestra ad Ascoli Piceno a dare la possibilità ai suoi iscritti di allenarsi H24 tutti i giorni a qualsiasi ora del giorno e della notte. Banca ad oggi circa 2.800 iscritti, ben oltre 10 persone occupate tra questa nuova persona.